Ripristinare il volo per Milano-Linate è l'obiettivo di breve termine, mentre nel medio termine l'intento è arrivare ad 1 milione di passeggeri l'anno. Il governatore Marco Marsilio fissa 2 traguardi da raggiungere nel corso della trasmissione Inside Abruzzo, di cui è stato ospite ieri sera nel faccia a faccia con il direttore di Teleregione Pierluigi Boraggine. Basta andare sui siti internet dedicati e si trovano i numeri veri che dimostrano come l'aeroporto d'Abruzzo sono due, da quando è terminato il Covid e ha ripreso i voli, i passeggeri aumentano almeno del 20% ogni anno. Siamo ormai vicino a superare gli 800.000 passeggeri anno. L'obiettivo era 1 milione, no? Obiettivo ambizioso. L'obiettivo è arrivare entro i prossimi 2-3 anni al 1 milione di passeggeri. Costa molto, questo va detto. Ieri, fra l'altro, si è insediato il nuovo direttore dell'aeroporto, il manager ex Alitalia, Luca Bruni, un tassello fondamentale nell'ambito del piano di rilancio dell'infrastruttura. Peraltro oggi sta prendendo servizio il nuovo direttore, proprio oggi, 6 novembre, Luca Bruni, il dottor Luca Bruni, è il nuovo direttore dell'aeroporto. Presto lo incontrerò, affronteremo con lui. Cosa gli chiederà, Presidente? Qual è l'obiettivo? Tanto quello appunto di risolvere il tema, perché il nostro obiettivo è tornare a volare su Milano Linate. Non so se sarà possibile farlo con ITA oppure con un'altra compagnia.